La nuova legge sulla velocizzazione del processo civile affronta anche l'ambito di separazione e divorzio tra coniugi, una tematica discussa oggi in Consiglio regionale dall'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, che da oltre 10 anni si occupa di trattazione e approfondimento della legislazione nelle materie che coinvolgono il diritto di famiglia. L'Osservatorio ha quindi organizzato un seminario di aggiornamento per trattare dal punto di vista pratico l'istituzione da parte degli avvocati delle negoziazioni assistite per la gestione di materie che prima erano oggetto di separazione consensuale o di divorzio congiunto. Questa riforma responsabilizza e valorizza il ruolo dell'avvocato, il quale è tenuto a assistere i coniugi con attenzione deontologica, tenendo sempre presente che quelli che sono i diritti dei minori, qualora siano presenti nella famiglia, e soprattutto della grande responsabilità di accompagnare i coniugi in questa esperienza separativa senza più l'intervento terzo di un tribunale che decide sullo stato familiare. La negoziazione assistita degli avvocati e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco sono oggi le nuove strade introdotte dalla legge per la separazione e il divorzio, oggi inquadrate nella nuova normativa sul cosiddetto divorzio breve, un argomento di attualità ancora in fase di trattazione che l'Osservatorio approfondirà nei successivi incontri di formazione. L'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, dell'associazione della quale sono presidente, è sempre impegnata nello studio, nell'organizzazione di seminari per approfondire sempre di più quelle che sono le varie tematiche in materia di famiglia. E già per giugno stiamo pensando all'organizzazione di un convegno sull'altra tematica oggetto della nuova normativa, che è proprio il divorzio breve.